Questo programma è offerto da... Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Campioni in Ritiro, in diretta con voi fino alle 22.30, canale 99 del digitale terrestre, in streaming www.tvcampiflegrei.it e ovviamente sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter. Vi ricordo che noi saremo con voi ancora oggi, domani e dopodomani, venerdì 11 agosto, in occasione peraltro anche dell'ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro in Abruzzo contro la Apollon Limassol. E poi parleremo ancora in questi giorni ovviamente del calciomercato, ci sono tantissime novità. Dopo Nathan, ecco Caius, il secondo colpo del Napoli in questo calciomercato. De Laurentiis continua a stupirci, oggi Caius era già a Villa Stuart per le visite mediche. Il 23enne centrocampista del Reims viene dal campionato francese ed è nazionale svedese, forte fisicamente, dotato anche di ottima tecnica, può rivestire diversi ruoli tra centrocampo e tre quarti, ma io direi di andare subito in diretta a Castel di Sangro dal nostro inviato Giulio Intemerato per commentare insieme a lui questo colpo, ecco, del presidente Aurelio De Laurentiis, inaspettato per tanti. Buonasera Giulio. Buonasera Taisia, buonasera qui da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, ovviamente appuntamento sempre con noi in diretta e per raccontarci e per raccontarvi quella che è stata la giornata odierna del nuovo allenamento che si è tenuto questa mattina, ma soprattutto delle notizie di mercato. Ormai ogni mattina ci svegliamo con liete novelle e in particolare oggi andiamo ovviamente a commentare, a parlare dell'acquisto di questo giovane classe 99, appunto 24 anni, di Jans Kajust, padre haitiano statunitense, madre svedese, nazionalità svedese, o se preferite per gli amici pannocchia di mais, insomma questo è il soprannome di questo ragazzo che viene dal campionato francese, dalla Ligue 1, militava praticamente nel Reims, 12 milioni per strapparlo praticamente alla sua ex società e portarlo qui a Napoli. Oggi pomeriggio, come vediamo proprio dalle immagini, ha già sostenuto le visite di rito, quindi tutto ok, quindi è abile e arruolabile, come si dice in gergo, in attesa di depositare il contratto, ma senza alcun dubbio Jan Kajust è un calciatore del Napoli. Chi è Kajust? Insomma, pian piano dovremo imparare anche questi nuovi nomi, soprattutto quando poi si tratta di lingua. Kajaman, Giulio, stavi per dire Kajaman, invece è il contrario, Jan Kajust. No, guarda Taisia, non rientra nei miei gusti, insomma, quindi bel modello, ma sicuramente, ecco, preferisco Kajust. Certo, assolutamente preferisco Kajust e parlare di lui sicuramente, perché è un centrocampista che andrebbe a fare un po' le veci di Anguissa nel momento in cui il calciatore debba respirare, prendere un po' di fiato e soprattutto
durante l'assenza di Frank Anghissà nella Coppa d'Africa. Ricordiamo appunto l'appuntamento di Frank Anghissà, che in gennaio lascerà Napoli per circa un mesetto, così come altri giocatori africani, per partecipare alla Coppa d'Africa. Quindi un sostituto che avrà un tempo tecnico fisiologico per recepire i dettami tattici del tecnico Garcia, mettersi in gioco e sicuramente quindi trovarsi pronto poi all'occorrenza. Definito un box to box, insomma un ragazzo di 1,88 m, grande qualità anche tecniche di palleggio, incontrista, salta l'uomo, veloce, insomma qualità che di base sono sicuramente importanti di questo calciatore, ma che comunque ha sicuramente grandi margini di crescita e sicuramente agli ordini di mister Rudy Garcia potrà sicuramente migliorare quelle che sono proprio le sue basi calcistiche. Insomma, poi ci sono anche tante altre curiosità, magari poi ne parliamo successivamente, Taisia. Assolutamente, Giulio, ecco, un altro colpo di sorpresa da parte del presidente De Laurentiis. È doveroso dire che è stata una notizia inaspettata per tutti quanti noi. Il primo a parlarne è stato Orazio Accomando, giornalista di DAZN, è stato il primo a parlare di Caius. Beh, io ci tengo invece a dire una cosa, Taisia. Noi venerdì scorso, se ricordi bene, avevamo detto che il contratto di Nathan sarebbe stato depositato, ufficializzato lunedì, e così è stato. E aggiungiamo pure un'altra cosa, che avevamo un'altra notizia, che ci sarebbe stato un colpo a sorpresa nelle successive 48 ore, quindi per chi vuole può andare a rivedere la puntata di venerdì, e abbiamo dato questo annuncio. E così è stato, quindi il colpo a sorpresa è arrivato nelle 48 ore successive al deposito del contratto di Nathan. Quindi le informazioni che avevamo, seppur in maniera molto telegrafica, sono risultate poi veritiere e concrete proprio per i fatti che vi stiamo raccontando. Assolutamente, assolutamente, ovviamente è doveroso sottolineare che il collega lo aveva detto anche con largo anticipo e quindi è giusto farlo per dovere di cronaca. Ma che atmosfera si respira a Castel di Sangro? Allora, innanzitutto ogni giorno vediamo sempre una mole numerosa di tifosi che raggiungono qui Castel di Sangro, almeno nella giornata, nell'arco della giornata, una presenza di tifosi sempre più massiccia. È ovvio che questa notizia anche stamattina ha preso di sorpresa i tanti qui accorsi. Ovviamente è stata una corsa invece sui vari portali, su YouTube, su Google, alla ricerca di Hans Caius, insomma, capire qualcosa in più, avere qualche informazione in più su questo calciatore. Insomma, ovviamente anche noi siamo andati un po' a scrutare, a scoprire le qualità tecniche, ma ad ogni modo resta comunque tanta fiducia da parte dei tifosi che, appunto, molti, io credo la stragrande maggioranza, avendo imparato la lezione proprio in partita l'anno scorso dalla società, oggi come oggi, anche dinanzi a un nome totalmente sconosciuto ai più, sono decisamente più guardinghi nell'esprimere giudizi e sentenze a priori. Giulio, prima di vedere insieme uno dei servizi che hai realizzato per noi questa sera, parlando, cambiando argomento, ma torneremo ovviamente nel corso della serata a parlare del neoacquisto del Napoli, Jan Caius. Ecco Giulio, appunto, volevo chiederti altra... Ecco, sì, è terribile. Ti volevo chiedere un'altra questione che invece tiene banco, è quella relativa a Victor Osimhen. Oggi il suo agente è ancora a Castel di Sangro, Roberto Calenda. Esattamente, ottava visita del procuratore Calenda a Castel di Sangro, presso l'hotel di Rivisondoli precisamente, quindi ennesimo colloquio con De Laurentiis, ma soprattutto sono filtrate alcune informazioni che di fatto hanno un po' smentito le varie chiacchiere e i vari rilanci proprio che si sono menzionati in questa fase del mercato. In buona sostanza l'offerta decisamente, o meglio quella ufficiale che verosimilmente è arrivata sul tavolo di De Laurentiis, è quella di 100 milioni di euro più bonus. Insomma, da qui nasce poi la famosa battuta: con questi soldi vi comprate solo gli scarpini. Insomma, questa è una famosa battuta detta proprio da De Laurentiis la settimana scorsa e verosimilmente appunto riferito a questa offerta, l'unica ufficialmente giunta
agli uffici della società Calcio Napoli. Quindi non esiste alcun rilancio a 160, 180, 200 o quello che sia. Quindi l'unica vera notizia è questa di 100 milioni più bonus. Ovvio che queste cifre non fanno assolutamente scomodare i pensieri di De Laurentiis, perché non si siede minimamente al tavolino neanche per prendere un caffè, voglio dire, o un tè, giusto per andare incontro alle culture arabe, quindi neanche un tè si prende con questi signori, con 100 milioni, quindi è chiaro che se davvero hanno intenzione di prendere Osimhen, vengano con ulteriori offerte concrete. È chiaro che questo mette una certa serenità nell'ambiente dei tifosi azzurri, che in questi giorni ovviamente hanno un po' preso di ansia questa notizia, questa presunta possibilità, o soprattutto preso in maniera decisamente drastica le parole pronunciate, ricordiamo, da mister Garcia quando parlava di infortuni reali e infortuni di mercato, e noi appunto dicevamo sicuramente riferito a quello che i fatti che riguardano Piotr Zielinski, che attualmente risulta essere l'unica vera offerta concreta in essere, mentre invece di Osimhen eravamo decisamente perplessi. È ovvio che il mercato è ancora lungo, è ancora aperto, non si possono escludere colpi di scena, ma resta comunque un lontano miraggio quello di vedere Osimhen in una squadra e comunque con una maglia diversa da quella del Napoli. Giulio, resta collegato con noi, torniamo tra pochissimo da te, ma per qualche istante cambiamo decisamente argomento, parliamo di pizza, che ecco, ha tenuto banco anche a Castel di Sangro. Vediamo insieme. La pizza è il piatto preferito dei napoletani ed anche qui a Castel di Sangro non di certo ci rinuncia per un buon pranzo. Beh, ascoltiamo proprio da loro che gusto e soprattutto com'è qui la pizza a Castel di Sangro. Che fanno impazzire i napoletani. Sì, e sono proprio la tradizione napoletana, e qui li trovate Doc. Pizza frittatina non manca mai nella vita napoletana. Mai, assolutamente, è obbligatorio, quindi non può mancare, assolutamente, per un napoletano Doc non può mancare. Molto buona, nonostante che stia usando un'ottima pizza. Quasi come Napoli. Sì. Diciamo che siamo attirati da questa situazione, anche se non è la nostra, però la mangiamo qua. No, è della cultura, fa parte della nostra tradizione, non possiamo mai rifiutare. Cosa hai scelto per pranzo oggi? Allora, io ho scelto un panino e una frittatina. Magici per essere felice napoletano. Sì, esatto, la margherita è la pizza che si rende di più e abbiamo anche tante altre varietà, però sicuramente per i napoletani la margherita andrà per la maggiore. Pezzo di pizza non manca mai nella dieta del napoletano. E certamente, diciamo, la fa parte della nostra, diciamo, è l'alimento principale della nostra dieta, la pizza. Farina e pomodoro, gli ingredienti che fanno impazzire i napoletani. Sì, sicuramente, è una certezza quella. Un pezzo di pizza nella dieta del napoletano non manca mai. No, non manca mai. La dieta prevede un giorno libero in cui si mangia la pizza. Per un napoletano è così. Per gli altri non lo so, ma noi non manchiamo. Sabato sera, pizza. No, anche se non è una pizza come la conosciamo noi, però. È il richiamo della natura, come dire, è così. No, assolutamente, anche lontano da casa, però anche qui andiamo a base di pizza, sì. Anche se non è uguale proprio a quella di Napoli. Sì,
sì, abbiamo approfittato, abbiamo avuto questa pausa, quindi abbiamo approfittato, tra l'altro abbiamo scoperto che il solito è napoletano, quindi come stare a casa. Che pizza ha scelto oggi? Siamo andati sul classico salsiccia e friarielli, anche se non è stagione. E volevo prendere la margherita, ma non c'era, quindi abbiamo preso con pomodoro e salsiccia. Acqua, farina e pomodoro, ingredienti magici per fare impazzire i napoletani. Yes, Pazza Napoli sempre e per sempre. La pizza non manca mai nella dieta del napoletano. È ovvio, da buon napoletano non possiamo mangiare la pizza. Che pizza ha scelto oggi per il suo pranzo? Io sempre ho scelto la margherita, non ci chiama la semplice napoletana, non pure la margherita. La capricciosa e la miscela e padella. E com'era? Buonissimo. E allora, che sia al trancio, al piatto o ad asporto, puoi togliere un napoletano dalla pizza, ma non potrai mai togliere una pizza dal piatto di un napoletano. E adesso torniamo a parlare di calcio, ci ricolleghiamo con il nostro primo ospite che è il giornalista del Mattino Pino Taormina. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buonasera. Pino, ecco, dopo Nathan arriva Kajust a centrocampo, la società continua il modello di colpi a sorpresa con giovani di prospettiva, che ne pensi? Penso che siano arrivati i due giocatori che servono per completare la rosa in maniera, come dire, in linea con quelli che sono i parametri economici del club. Non sono dei grandissimi nomi, non sono dei giocatori che sono destinati peraltro, credo, ad un ruolo da titolare, ma si tratta di investimenti calcolati, nel senso che si tratta di giocatori che hanno comunque una certa esperienza già, soprattutto questo giocatore che è arrivato questa mattina, che sta per arrivare a Castel di Sangro, anche a livello di campionati giocati, internazionali, gioca con la nazionale svedese, e ti dà la sensazione di parametri che comunque non vengono mai modificati. Il Napoli pesca sempre da questi campionati, quello francese, olandese, belga, e quindi va in questa direzione. Dovrà fare la riserva di Anguissa ed è ovvio che quindi De Laurentiis non abbia poi speso così tanto. Gli altri colpi di mercato che ci aspettiamo nei prossimi giorni invece sono quelli di Capri Vega, per esempio, che invece sotto il profilo dell'investimento sarà molto più importante. Pino, Zielinski ormai prossimo alla cessione, appunto ci sono buone possibilità per Gabri Veiga, di cui parlavi tu poc'anzi, potrebbe essere quindi secondo te il prossimo colpo, ricollegandomi alle tue parole? Beh sì, da quanto c'è fermento su questo as con il Celta Vigo, sembra chiaramente che ormai la destinazione di Zielinski sia quella dell'Arabia Saudita, lui sì che andrà a Riyadh a giocare quindi in questo nuovo campionato che è pieno, ormai pieno zeppo di stelle, sicuramente ha più stelle della nostra Serie A, se possiamo dirlo con un briciolo anche di amarezza. È evidente che c'è questo tipo di situazione, Zielinski avrebbe fatto di tutto per restare a Napoli, è chiaro che invece il Napoli ha pensato che forse era meglio girare pagina puntando a un giocatore molto più di prospettiva e molto più interessante sotto il profilo dell'età. Zielinski, penso che a meno che non avvenga un colpo di scena, il colpo di scena possa essere il fatto che davvero l'ultimo sprint gli arabi non lo facciano per accontentare De Laurentiis, nel giro di pochi giorni prenderà l'aereo e lascerà Napoli dopo un bel po'. E posso dirlo senza paura di essere smentito, è un giocatore che, nonostante le critiche che spesso sono arrivate, a Napoli rimpiangeremo moltissimo. Ecco, Victor Osimhen, capitolo ottavo potremmo dire, ecco, della trattativa, un nuovo incontro con l'agente Calenda, De Laurentiis vorrebbe... Dici Pino, non ti ho capito. Sì, oggi si sono nuovamente visti, scusami. Almeno per questa stagione possa restare? Beh,
Indizi dicono di sì perché da una parte c'è il Napoli che ha veramente sparato una cifra astronomica per dire di sì al trasferimento, dall'altra parte è vero che c'è una barca di soldi che aspetta, che aspetterebbe Osimhen lì a Riyadh, anche lì si tratta sempre di questo campionato saudita, ma è anche vero che alla fine Osimhen vorrebbe aspettare qualcos'altro e quando dico qualcos'altro penso alla Premier. È vero che però l'ha fatto De Laurentiis, la valutazione del calciatore, ha parlato di 200 milioni che potrebbero non bastare, è chiaro che a questo momento la trattativa per il rinnovo si gioca su una base di ingaggio che è molto più alta rispetto a quello che si pensava qualche settimana fa, quando si ipotizzava un rinnovo al doppio della cifra attuale, ovvero più o meno intorno a 7-8, ma io credo che a queste cifre Osimhen possa dire di no, possa dire che vuole molti più soldi, penso alla base su cui stanno lavorando in queste ore. Un ingaggio davvero molto importante per tenere Osimhen e tenerlo felice. Pino, focus infortuni, c'è il dito puntato contro il preparatore atletico Rongoni dopo l'esperienza di Roma, però Rachmani è rientrato in gruppo, c'è ansia di fronte a una preparazione diversa oppure secondo te sono legittime preoccupazioni? No, ma le preoccupazioni sono legittime perché se c'è qualcuno che poi salta delle sedute di allenamento con questa continuità per degli affaticamenti muscolari e compromette l'intera preparazione del calciatore, ma mette anche in discussione la validità di un ritiro che è strutturato in maniera differente rispetto a quello degli altri club, ovvero una quotidianità del lavoro, quello tradizionale, allenamenti tutti i giorni. Anguissà, per esempio, in virtù dell'incidente che ha avuto, non so quando potrà ricominciare a lavorare per essere pronto ad affrontare la preparazione. I problemi sono stati tanti ed è evidente che ci vuole maggiore accortezza da parte dello staff medico, da parte dello staff sanitario, anche perché sono cose che nei passati ritiri non avvenivano. E non parliamo soltanto dell'anno scorso, quando magari si può fare un paragone non corretto perché poi c'era un richiamo atletico che poi è avvenuto a novembre, ma io 2 anni fa questa sfilza infernale di infortuni e tutti legati ad affaticamenti o anche distorsioni che possono anche essere legate a condizioni fisiche non eccelse, io non li ricordo né 2 anni fa né 3 anni fa, neppure con Ancelotti, che pure veniva molto criticato per il tipo di allenamento che svolgeva. Insomma, c'è un'anomalia in questa preparazione ed è giusto tenere molto attenti le antenne dritte, anche perché se questo è l'inizio della stagione, bisogna stare attento per quello che succederà in futuro. Anch'io intanto fermo, non so se recupera col Frosinone e non so quando riprende la preparazione. Per lui l'estate è saltata e questo è un punto interrogativo, anche perché era teoricamente atteso da una stagione da 55-60 partite, Coppa d'Africa. È una stagione che viene condizionata da questo incidente. Abbiamo fatto il nome di Anguissa, ma ci sono anche altri giocatori che hanno patito delle interruzioni durante questa fase di preparazione che, legata ad affaticamenti muscolari, non sono mai un bene. Pino, si parla molto anche di una variazione tattica di Garcia dopo il ciclo di amichevoli. Pensi che l'allenatore intenda applicare il 4-2-3-1? Oddio, per quello che ha fatto vedere ha un po' di idee, un po', se mi consentite, un po' strambalate, nel senso che questa squadra sembra aver ritagliato un abitino su misura che è stato fatto da quel sarto straordinario che era Luciano Spalletti, il 4-3-3, Lobotka là nel mezzo a fare il regista, e quando vedo Lobotka in una linea mediana a 2 che combatte con Elmas e che viene scavalcato dai lanci lunghi, mi vengono veramente i bruciori di stomaco. Spero che quello che è successo in effetti nell'ultima amichevole non lo riveda magari già dopodomani nell'ultimo test, prima di questo debutto a Frosinone. L'unica perplessità è legata al fatto che si gioca tra 10 giorni e davvero per pochi minuti è stata vista la squadra che dovrà poi affrontare il campionato, ovvero una squadra con il 4-3-3, una squadra con il regista, con due mediane ai lati, con due mezzali ai lati. Insomma, abbiamo visto la Spadoni mezzala, l'abbiamo visto la Spadori ovunque a giocare, ad arrangiarsi. Insomma, è il momento di mettere un po' le cose in ordine da parte di Garcia. Garcia è un tipo che non è uno sprovveduto, sa bene quali sono le cose da fare, sa bene quello che sta facendo e sa bene pure l'azzardo che corre a voler modificare così presto uno schieramento che ha dato dei risultati straordinari.
Prima di salutarci, Pino, un'ultima domanda. I ritiri di Di Maro e Castel di Sangro hanno visto tanto entusiasmo, un entusiasmo alle stelle da parte dei nostri tifosi. Per te il Napoli sarà in prima fila come squadra da battere nonostante, ecco, i tanti cambiamenti rispetto allo scorso anno? Guarda, se resta Osimhen è sicuramente una squadra a primi tre posti, ci sono pochi dubbi. E poiché secondo me Osimhen resta, si possono anche divertire con questi innesti giovani, diciamo, possono correre qualche azzardo in più in questi investimenti di prospettiva. Ma quello che conta è che resti Victor Osimhen e che quindi De Laurentiis tutto ciò che non ha fatto dal punto di vista degli investimenti in questa parte iniziale del mercato lo faccia per far felice Osimhen, che resta a Napoli ma vuole un ingaggio molto ma molto importante, e credo che sia doveroso da parte di De Laurentiis di accontentare questo ragazzo che secondo me in Serie A fa la differenza e garantisce quello che è l'obiettivo di sempre di De Laurentiis, ovvero tornare almeno in Champions. Io ringrazio Pino Taormina, giornalista del Mattino, per la sua disponibilità, ci ha dedicato il suo tempo sia e io ringrazio te. Grazie Pino. Grazie a te, un grande abbraccio. Un forte abbraccio a te, grazie ancora a Pino Taormina, giornalista del Mattino. Ultimi 5 minuti prima di andare poi in pubblicità, ritorno in diretta da Castel di Sangro in Abruzzo con il nostro Giulio Intemerato. Ultimi giorni perché poi il ritiro si conclude in maniera definitiva sabato, ecco, 12 di agosto. Ritorniamo in diretta dal nostro Giulio. Giulio! Giulio, dovresti essere, sei in compagnia di un tifoso? Io purtroppo non riesco a sentirti, quindi se non ho il ritorno audio non riesco ad ascoltare la tua domanda, purtroppo, quindi ripristineremo a breve il collegamento con Giulio Intemerato, qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta con Campioni in Ritiro. Commerciale Quarto Nuovo, perché lo shopping è una cosa seria. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Eurogomme, specialisti del mestiere, vendita assistenza autorizzata, automoto e trasporto leggero, rivenditore dei maggiori marchi di pneumatici, non facciamo mancare nulla al cliente, con cerchi in lega di assoluta qualità. La nostra azienda è inoltre convenzionata con società di leasing per consentirti il massimo comfort. Ci trovate in via Servio Tullio numero 5052 a Napoli. Gruppo Parti.
essenziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Basta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Prova di sportivo, la dimensione ideale davvero per tutti. Campo da calcio regolamentare, campi di calcetto, campi di padel e area fitness con palestra. Spogliatoi dotati di ogni comfort, impianto di climatizzazione ed acqua dolcificata. Ampio parcheggio custodito e spazi esterni per l'intrattenimento. Ed ancora, terrazze panoramiche con vista sui campi da gioco, area food e feste, lounge bar con annessi tabacchi, accessori e servizi. Cosa chiedere di più? Mia Sport Village, un sogno che diventa realtà. Via Dante Alighieri SNC, angolo via Domenico Cimarosa, 810, quarto, Napoli, 081 806 27 59. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentare. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. E allora eccoci tornati in diretta con Campioni in Ritiro, vi ricordo sempre canale 99 del digitale terrestre, in streaming www.tvcampiflegrei.it e ovviamente i nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Ritorniamo in diretta da Castel di Sangro in Abruzzo, dove troviamo il nostro Giulio Intemerato. Giulio, sei in compagnia di un tifoso? Sì, eccoci Thais, esatto, prima abbiamo avuto un buio del ritorno audio, ma ora ci sentiamo perfettamente. Allora, sì, ho qui di nuovo un amico che ci è venuto già a trovare ieri sera, Nicola, da Aversa, ricordo bene, e ovviamente, insomma, discutivamo su quello che è stato anche il colpo della giornata di questo Jens Kajust, quindi la tua impressione, Nicola? Allora, leggevo che probabilmente questo Kajust era già del Napoli da tempo, perché Wikipedia lo dava già come giocatore del Napoli prima dell'acquisto, quindi da una mia ipotesi posso presupporre che forse fosse già del Napoli da gennaio, credo. Noi tifosi siamo diventati troppo puntigliosi negli ultimi tempi.
Poi comunque 1,88 m, grande fisicità, buona tecnica, ha vinto già un campionato svedese ed una Coppa di Danimarca, quindi non è proprio un ragazzino alle prime armi. E come tu dicevi prima, ormai il Napoli ci è abituato a questo, no? E l'esperienza di Kim e Quara ci insegna che è la nuova frontiera, è 10 milioni massimo 12 al calciatore per l'ingaggio, 1,5 praticamente, 10 milioni per il cartellino, 1,5 per l'ingaggio, e poi dopo diciamo si sale in upgrade e si va sempre salendo, quindi effettivamente diciamo che è questo il futuro. Ma pensi che si sia fermato qui il mercato del Napoli o a sto punto c'è ancora da fare qualcosina? Io credo di sì, sicuramente un sostituto di Zielinski, se Piotr parte, ci vorrà. Poi sentivo prima dell'ottavo arrivo di Calend, il procuratore di Osimhen. Alla fine io credo che un accordo lo troveranno, e sono convinto anche del fatto che si vocifera che, come dicevi tu, il presidente abbia promesso, no, un nome comunque lo prenda di rilievo. Ad ogni modo De Laurentiis non gli si può dire niente, perché comunque ci ha portato uno scudetto con il bilancio inattivo, che non possiamo dirgli veramente niente. Sancta Sanctorum, solo questo possiamo dire. Grazie Nicola. Quindi Taisia, esattamente come dicevamo, sulla questione Osimhen filtra cauto ottimismo, appunto perché le sensazioni, diciamo così, della massa, dei tanti tifosi, sono quelle sicuramente positive, che ecco, siamo già all'ottavo incontro tra Calenda e De Laurentiis, ma ad ogni modo, ripeto, filtra cauto ottimismo, perché questo matrimonio perduri e continui ad essere, e appunto la nostra sensazione è sicuramente che almeno per la prossima stagione Osimhen vestirà ancora la casacca azzurra. Giulio, si parla molto, ne parlavamo anche poc'anzi con il collega giornalista del Mattino Pino Taormina, si parla molto di una variazione tattica del neo allenatore Rudy Garcia dopo il ciclo di amichevoli. Tu, ecco, che le hai vissute insomma sul campo, pensi che l'allenatore intenda applicare anche il 4-2-3-1? Allora, sicuramente quelle delle variazioni tattiche da parte dell'allenatore sono un suo must, soprattutto nella misura che vuole una squadra camaleontica, capace di adeguarsi e adattarsi all'avversario. Ecco, sposare un solo credo tattico, quindi un 4-3-3 verosimilmente, come è stato modulo vincente per questa squadra, e soprattutto poi trovarsi di fronte a una squadra che magari possa mettere in difficoltà questo modulo stesso, è chiaro che bisogna porre dei correttivi in corso d'opera, e l'unico modo per fare ciò, innanzitutto, avere gli interpreti adeguati nel cambio di modulo, e seconda battuta, allenarsi a questi cambi di moduli. Per questo, proprio contro la squadra tedesca dell'Augsburg, abbiamo visto veramente, siamo quasi impazziti a contare quanti moduli avevamo schierato questo Napoli, quindi non era una questione di confusione tattica, ma di prove tattiche, appunto, vedere come la squadra rispondeva ora con un calciatore, ora con un altro, soprattutto come riusciva a impostare il proprio gioco. Quindi sicuramente il 4-2-3-1 sarà, a mio avviso, insomma, un modulo che Rudy Garcia adotterà anche in corso d'opera, non necessariamente dal primo minuto di gioco, e sicuramente rapportando al tipo di avversario che ha di fronte. Giulio, focus infortuni, c'è il dito puntato, lo abbiamo accennato anche ieri sera contro il preparatore atletico Rongoni dopo l'esperienza di Roma, però Rachmani è rientrato in gruppo, c'è ansia secondo te di fronte ad una preparazione diversa, o comunque si tratta di legittime preoccupazioni? Ma guarda, io no, non sono affatto preoccupato, né tantomeno punto il dito contro l'attuale preparatore atletico, anche perché
ci sta che passare da un professionista a un altro con metodi di lavoro diversi, carichi di lavoro diversi, ci possa essere sicuramente una reazione anche dei muscoli in maniera diversa degli stessi calciatori. Quindi è chiaro che ogni calciatore abbia assorbito tossine e acido lattico in maniera diversa, anche e soprattutto ricordiamo, si sta aprendo dinanzi alla squadra azzurra un campionato totalmente diverso da quello che è stato quello dello scorso anno, appunto perché mentre il Napoli nella passata stagione è partito a razzo e ha avuto poi la possibilità di fermarsi nell'arco temporale del mondiale, quest'anno invece no, c'è voluta una preparazione tale che possa tenere duro comunque per un periodo ancora più lungo prima di una pausa tecnica, fisiologica, per cui ecco, questa è una differenza notevole che bisogna tenere conto e non semplicemente contare gli infortuni in maniera così asettica. Semplicemente appunto io dico che Longoni non va assolutamente messo sul tavolo degli imputati e sicuramente ecco, è un professionista che darà il suo apporto alla causa azzurra e sicuramente vedremo anche i riscontri proprio in termini atletici e nei risultati proprio nelle tenute atletiche dei calciatori azzurri. Giulio, resta collegato con noi, torneremo da te fra pochissimo, cerca di riuscire a intercettare qualche altro tifoso per noi e noi proviamo a ricollegarci con il professor Bruno Siciliano, docente di robotica dell'Università Federico II, dovremmo averlo già in collegamento. Eccolo, buonasera prof. Sentirmi, prof, riesci a sentirmi? Purtroppo abbiamo problemi con il collegamento, speriamo di riuscirci a collegare con il professor Siciliano, facciamo un altro tentativo, prof, riesci a sentirmi? Sento, però ora diciamo mi vedo congelato. Adesso ti sentiamo e ti vediamo bene, ce la facciamo. Ecco prof, rispetto a ieri sera ci ritroviamo con un nuovo colpo di mercato, Kajust, centrocampista 23enne, che cosa ne pensi? Ma io ho visto, come tutti quanti noi siamo andati a curiosare i filmati, però poi un amico che è in Francia, l'ho sentito perché lui segue il campionato della Ligue 1, e me ne ha parlato un gran bene, nel senso che è una, diciamo, è un giocatore con una grossa fisicità e che poi in qualche modo ha anche buon senso della posizione, sia sul breve, sia diciamo nel momento in cui affonda, e anche un discreto tiro, è preferibilmente un destro, però almeno nei filmati che ho visto anche fare diciamo, dei gol di sinistro, insomma. Fisicamente, secondo me, è un'ottima alternativa a Zambo, anche sa. Per cui, secondo me, insomma, ancora una volta, io credo che lo scouting del Napoli, e questo bisogna dare credito e atto a Micheli, che veramente va a scovare questi, insomma, questi giocatori che sono sicuramente alla portata del nostro club, perché poi possono ovviamente crescere partendo con un parametro di ingaggio più basso e quindi appunto può crescere, poi è un 99, quindi è 24 anni, quindi diciamo c'è anche la maturità giusta. Poi ha giocato in nazionale svedese con Zlatan e niente, insomma, io ne penso un gran bene, penso che appunto sia un ottimo completamento della rosa dei sei di centrocampo. Ora ovviamente bisogna capire se... Purtroppo, ahimè, continuiamo ad avere problemi con il collegamento del prof Siciliano. Io proverò a contattarlo al telefono perché ovviamente siamo interessatissimi a sapere che cosa ne pensa, non solo dell'acquisto di Kajust, ma vediamo insieme il servizio che ha realizzato per noi Giulio Intemerato relativamente al tracking. Giuseppe Raimondi guida i GAE e mountain bike qui a Castel di Sangro, una realtà che appunto non vive di solo calcio ma tanta natura, Giuseppe. Molta natura, molta natura.
L'Abruzzo viene considerata la regione verde d'Europa perché ha 4 parchi nazionali e tantissime riserve naturali. Noi come guide ambientali escursionistiche cerchiamo sempre di dare un'impronta, il nostro approccio è quello proprio di cercare di avvicinare il più possibile le future generazioni e le persone che ci scelgono alla montagna. Come diceva il nostro amico, la Castel di Sangro non è solo calcio, ma è anche tanta natura. Siamo alle porte del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Maiella. Un territorio ricco sicuramente di fauna e vegetazione che appunto attira tanti curiosi e tanti turisti. Beh sì, è ricco di vegetazione, è ricco di fauna l'Abruzzo, perché siamo, come dicevo prima, tra la Castel di Sangro e tra i due parchi nazionali d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Maiella. Giuseppe, ASD Naturalmente Trekking, insomma, è un progetto che nasce 6-7 anni fa. E quali sono i progetti o quantomeno le intenzioni future? Beh, ASD Naturalmente Trekking nasce, come diceva, nel 2017, dal 2017 che noi ci occupiamo di fare turismo per noi è dare far vivere delle esperienze a chi ci sceglie, sia in e-bike, con tour e bike dedicate alle famiglie, escursioni dedicate alle famiglie e escursioni sia estive che invernali con le ciaspole, che sono un attrezzo che si usa proprio per andare sulla neve. Giuseppe, quali sono i consigli importanti da dare a chi vuole provare l'esperienza in montagna? Beh, sicuramente di scegliere una guida, scegliere persone qualificate, non abbandonare mai il sentiero e non per ultimo cercare sempre di avere l'equipaggiamento necessario e adatto per andare in montagna, dalla scarpa, dal pantalone tecnico, dal vestiario tecnico, perché le condizioni in montagna climatiche possono cambiare repentinamente. Qual è il target delle persone che si avvicina a questo sport, insomma a questo tipo di esperienza? Beh, dai più piccoli ai più adulti. Noi per una scelta e per esigenze delle persone che ci scelgono abbiamo abbassato la quota. L'escursionista che viene in montagna prima ci chiedeva dei dislivelli maggiori, delle vette più grandi, invece da un po' di tempo a questa parte l'escursione che sceglie la persona è più dedicata alle famiglie. Allora abbiamo abbassato la quota e rendiamo e attagliamo l'esperienza alla famiglia, al padre, alla mamma e ai propri bambini, in modo che da piccoli cerchiamo di dargli un'impronta di quello che poi è la montagna e di quello che poi la montagna ci regala. E nell'attesa di provare a ricollegarci con il professor Bruno Siciliano, docente di robotica dell'Università Federico II, allora parliamo, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda i temi di questa sera. Allora, l'abbiamo detto, dopo Nathan è arrivato Caius, il secondo colpo del Napoli in questo calciomercato. De Laurentiis con i suoi collaboratori e scouting ha confermato il modello dello scorso anno. Sono tanti nomi, ha poi piazzato anche il colpo a sorpresa. Caiust era stato individuato soltanto qualche settimana fa dal sito Tutto Mercato Web. Intanto Zielinski, lo abbiamo detto, è sempre più vicino a trasferirsi in Arabia, mentre per Osimhen c'è stato un nuovo incontro con l'agente, l'ottavo per essere precisi, a Castel di Sangro. Il presidente vuole chiudere il tira e molla sul rinnovo entro questa settimana. Intanto continua anche la polemica sugli infortuni, ne parleremo questa sera, che però sembrano pian piano rientrare. Io ritornerei in diretta da Castel di Sangro con Giulio Intemerato. Eccoci, ovviamente in compagnia di un altro tifoso napoletano di cui si parlava di calcio, ma soprattutto anche della realtà di Castel di Sangro. Cominciamo prima dal calcio. Angelo da Casetta, giusto? Ciao Angelo. Ciao, buona serata. Allora, quindi innanzitutto tifoso del Napoli e un'idea anche di questo Napoli che si sta costruendo. È una bella squadra e spero che quest'anno riesca a consolidare quello che l'anno scorso, insomma, si è cercato di creare. Sicuramente la politica che sta adottando De Laurentiis non è quella dei grandi nomi, anche perché Nathan e ora Caiust sono dei perfetti sconosciuti, che ovviamente la speranza e l'auspicio di tanti tifosi napoletani è che siano funzionali al gioco di Rudy Garcia.
nemmeno Koulibaly e nemmeno Osimhen erano grandi nomi, anzi sono state grandi scoperte e che hanno di fatti confermato quella capacità e quelle caratteristiche del presidente De Laurentiis, che ha cercato di portare in Italia un nuovo concetto di calcio, cioè quello che guarda sia i conti sia i risultati, e che l'anno scorso è riuscito a far combaciare tutti e due gli obiettivi, ecco. E invece qui abbiamo una dolcissima bimba che, a parte, ha un bellissimo nome, si chiama Giulia, ha degli occhi bellissimi e mo fa la timida. Insomma, mi dici almeno chi è il tuo calciatore preferito, chi ti piace? Non me lo ricordo. Così meglio. Guarda la telecamera, Giulia, guarda la telecamera. Guarda a destra, guarda a sinistra. E non lo so. Insomma, occhi bellissimi, complimenti Giulia, grazie Angelo, grazie per l'intervento. Quindi ecco, c'è ovviamente tanta analisi e soprattutto maturità che ormai noi percepiamo in tanti tifosi, quindi c'è un'attenzione soprattutto a questa politica del Napoli che sta attuando e che riesce a combaciare, a mettere insieme anche risultati sportivi, nonché anche risultati fiscali, economici in termini di bilancio, Taisia. Giulio, resta collegato con noi, torneremo da te fra pochissimo e nell'attesa, ecco, di collegarci nuovamente con il professor Bruno Siciliano, continuiamo a parlarne. Ecco, il dito, abbiamo detto, è puntato ancora sulla preparazione, che quest'anno, lo ricordiamo, prevede una lunga stagione senza soste, a differenza, ecco, dello scorso anno. Quindi tanti i temi che affronteremo questa sera. Dovremmo avere in collegamento telefonico il professor Bruno Siciliano, docente di robotica dell'Università Federico II. Prof. Mi sentiate? Quale complicazione sono di tanti, sia in fonia sia in dati. Oh, è così, insomma. Proviamoci, perché ovviamente i nostri telespettatori ti aspettano e vogliono sapere il tuo parere. Proviamoci, prof. Ti chiedevo del prossimo colpo, che potrebbe essere Gabri Veiga, appunto, ma il sogno resta Kop Miners. Volevo un tuo parere. Allora, diciamo che per il profilo del Napoli, penso che forse Gabri Veiga potrebbe essere, chiaramente è un po' più una scommessa perché è un giocatore che si deve affermare, però è a 21 anni, Kop Miners sicuramente è, come dire, l'usato sicuro, perché ha già giocato nel campionato italiano e il Napoli lo voleva prendere già quando lo incontrammo in Europa League, no? Poi finì all'Atalanta perché il Napoli era già forte a centrocampo. Il fatto che il Real Madrid abbia messo l'occhio su Gabri Veiga, che opzionandolo, pensando di prendere l'anno a venire, anche perché ora il centrocampo del Real Madrid con gli innesti che ha fatto con Arda Güler è fortissimo, per cui ovviamente così, però speriamo che non entri a gamba tesa, perché il Real Madrid si può permettere di pagare la clausola sull'unghia, no? E dei 40 milioni che ha fissato il Celta Vigo, mentre invece il Napoli sta negoziando, io credo che l'ultima offerta sia stato 32-33 più bonus. Io sono fiducioso che, soprattutto poi con l'uscita, che ovviamente a tutti noi dispiace che Piotr vada via, però insomma, avendo 29 anni e niente, avendo questa possibilità economica non indifferente, no, di guadagno nella squadra araba, ci può pure stare. Quindi a quel punto io sono sicuro che il Napoli farà un innesto come titolare. Kop Miners sarebbe più usato sicuro, però io credo che di aver capito che il Napoli stia più puntando su Gabri Veiga, perché è il classico giocatore che poi a cui può dare uno stipendio inferiore rispetto a quello di Kop Miners, per un fatto di età, per un fatto di carriera affermata, e quindi se poi effettivamente dovesse esplodere, chiaramente il Napoli poi potrebbe fare una plusvalenza. Insomma, noi dobbiamo parametrarci su società tipo il Borussia Dortmund in Europa, non dobbiamo guardare al Bayern, al Barcellona, al Real Madrid oppure ai due Manchester. Quindi la nostra dimensione io credo che sia il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, al limite l'Arsenal, anche se ultimamente negli ultimi anni l'Arsenal pure ha speso tantissimo. Per cui in definitiva io credo che con l'innesto di Cajus, che a me piace molto, perché stavo dicendo prima, non so se mi sentivate prima quando ero collegato in video, ma io ho chiesto degli amici francesi referenti. Sì, ti abbiamo sentito, questo siamo riusciti, ecco, a percepirlo. Ok, perfetto, quindi mi hanno dato delle ottime referenze, poi è un nazionale svedese che ha giocato anche con Zlatan. Insomma, secondo me è un ottimo ricalcio, e poi a questo punto avrà la prima parte di campionato per
adattarsi, no, agli schemi di Garcia, e poi quando mi sa andrà in Coppa d'Africa, secondo me sarà un innesto prezioso nelle trame di centrocampo. Quindi io sono molto molto fiducioso. Micheli ancora una volta ha dimostrato che lo scouting di una società come il Napoli funziona molto bene. Anche io, da tifoso, è chiaro, tutti quanti noi eravamo in apprensione, però il fatto che non trapelasse neanche il benché minimo nome, questo, insomma, quindi anche l'acquisto di Nathan è stato, diciamo così, insomma, il cilindro dal cappello, no? Insomma, il coniglio dal cilindro, insomma. Quindi in qualche modo io credo che questa sia la maniera giusta di muoversi, anticipando e cercando di intercettare quei talenti potenziali che poi possono crescere, insomma. Questa è la storia che ci ha insegnato l'anno scorso. Quindi in definitiva io rimango sereno, sono pronto per, vediamo se il presidente farà queste promesse di dichiarazioni in 12. Io pare che addirittura non resti a Napoli, non resti a Castel di Sangro per l'amichevole di venerdì, io sarò a Castel di Sangro per l'amichevole dell'Apollon, e poi niente, siamo tutti quanti in trepida attesa che escano i biglietti per Frosinone per fare la prima trasferta, insomma, quindi... E non sei in attesa o in apprensione invece per quanto riguarda Osimhen? Nel senso che almeno dalle informazioni che io possesso, allora, gli arabi puntano molto all'ingaggio del giocatore, nel senso loro vogliono pagare il giocatore, insomma. Ora, un conto è prendere Ronaldo praticamente quasi a zero, un conto è prendere un campione tipo come hanno provato con Mbappé oppure ora con Osimhen. Però io, almeno, diciamo, l'offerta mossa di cui hanno parlato i media pare che non ci sia stata, cioè nel senso che si attesti sui 100 milioni ed è sicuro che De Laurentiis non faccio andare via un giocatore per 100, Osimhen per 100 milioni, questo è poco ma sicuro. Per cui in definitiva io non credo che nel giro delle tre settimane che rimangono a fine mercato gli arabi arriveranno a raddoppiare l'offerta, perché io credo che De Laurentiis meno di 170-180 non valuti l'opportunità di cederlo. Per cui io sono moderatamente tranquillo, anche perché poi, come dire, Osimhen è un giocatore di 23 anni, quindi voglio dire, insomma, vai a giocare in Arabia, sì, ora pare che Network si stia interessando al campionato arabo, però non è giocare in Serie A, non è fare la Champions e non è fare un campionato di alto livello che poi potrebbe anche consentirgli di puntare a vincere la Coppa d'Africa con la Nigeria, oppure un domani di puntare addirittura tra le prime quattro del mondo, ma con la sua nazionale. Quindi io credo che, per quanto i soldi siano allettanti, penso che un giocatore di 23-24 anni non possa e non debba andare a giocare in un campionato minore. Chiaramente loro vogliono, l'obiettivo è quello di diventare tra i primi 10 campionati del mondo, per questo stanno facendo questo investimento a tappeto, e credo che questi ci sia anche, come dire, insomma, fondi e volontà politica governativa per tutte le società, anche proprio degli incentivi a cercare di far andare in Arabia quanti più giocatori possibili. Però insomma io penso che sia come condizioni di vita, è chiaro che poi, diciamo, questi giocatori faranno in Ababi, no? in Arabia, oppure, diciamo, negli Emirati Arabi dove vanno a giocare. Però io penso che un giocatore, l'Osimhen che piaceva giocare a pallone per strade e semafori, no? Che aveva la voglia di giocare, non credo che possa andare ad affossarsi in un campionato che è un campionato minore. Ecco, insomma, se io immagino che lui aspiri a giocare per esempio in Premier League, ecco, questo avrebbe un senso, cioè fare una stagione, è l'incognito della Coppa d'Africa. E chiaramente non è facile nella posizione della Rente cosa fare, però io penso che tutti noi, il valore di Transfer Market, Osimhen è il quarto o quinto giocatore più costoso di tutto il mercato europeo. E quindi credo che davanti a lui ci siano solo Haaland, Mbappé e Vinicius, poi credo forse o quarto o quinto, insomma, che la gioca con Bakayoko Saka, e poi aspetta un altro giocatore, credo, insomma, avevo visto. Quindi il valore di Transfer Market è 120 milioni, quindi è evidente che meno di 140-150 Laurentiis non discuta proprio. Offerte dall'Europa non ce ne sono state a quel livello. E il Bayern sta pensando di prendere Kane a 100 milioni, che sono strapagato, insomma. Quindi voglio dire, cioè, dall'Europa per il momento non ce ne sono, e io penso che risolvendo con una doppia clausola equa possa fare un altro anno a Napoli e chissà se potrà portarci più avanti nel percorso di Champions. Io da tifoso
Lo speri, ovviamente lo speri. Prof, un'ultima domanda, tu sei sempre andato in trasferta appunto in Champions, è un sogno che il Napoli secondo te potrà inseguire il prossimo anno? Io per scherzo ho un caro amico che vive a Londra e gli ho detto guarda, prenota due ristoranti la sera del 30 maggio e la sera del 31 maggio perché io voglio essere a Londra a Wembley alla finale di Champions, speriamo di trovarci il Napoli, insomma, quindi voglio dire, io insomma, se resta Osimhen noi partiamo con il 70-75% di probabilità di rivincere lo scudetto, io di questo ne sono pressoché sicuro. E a quel punto secondo me ce la potremo giocare anche in Champions, insomma quantomeno dovremmo cercare di arrivare alle semifinali, poi si sa, insomma, alla fine dipende da tanti fattori, chi l'avrebbe previsto che con tre centravanti di ruolo noi saremmo andati a giocare a Milano con Elmas titolare, con Elmas c'è il centravanti, purtroppo sono delle dinamiche che ovviamente non sono facilmente prevedibili, proprio per questo una rosa profonda come il Napoli ce l'ha ormai da 2-3 anni a questa parte, con i secondi titolari, no? Come li chiamava Luciano Spalletti, ecco, insomma, il Napoli penso che debba continuare questo percorso di crescita e secondo me potrà giocare un ruolo rilevante in questa stagione, anche perché onestamente, tranne il Milan che ha fatto la campagna acquisti che non ha fatto l'anno scorso, Non credo che le altre società, cioè qualcuno si lamenta in Napoli così, ma perché Inter e Juve che hanno fatto, Roma e Lazio che hanno fatto, praticamente quasi niente, cioè degli innesti veramente modesti. Io credo che l'Inter sia ancora senza attaccanti, no? Ora ha trovato un portiere, quindi così sì, c'è il centrocampo probabilmente più forte d'Italia, però io credo che con Cagliuzzo e con Gabri Veiga, come il centrocampo del Napoli non è secondo al centrocampo dell'Inter, questa è la mia. Sensazione da non solo da tifoso, però anche insomma in qualche modo da appassionato e da esperto di calcio come assolutamente da esperto, dillo forte. Io ringrazio il professor Bruno Siciliano, docente di robotica dell'Università Federico II di Napoli, per essere stato nostro ospite. Grazie, prof. Grazie a voi, alla prossima. E la prossima, spero che il prossimo collegamento sarà, diciamo, con una rete fonia e dati più. L'importante è che ce l'abbiamo fatta, ti abbiamo ascoltato. Grazie ancora, prof. A presto. Forza Napoli sempre, comunque e dovunque. Forza Napoli sempre, grazie ancora al nostro prof siciliano. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ovviamente ritorniamo in diretta con voi fino alle 22.30 su Campi Flegrei TV, canale 99 del Digitale Terrestre. Restate con noi. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer.
Barca, la nostra esperienza, la tua tranquillità. Qualsiasi cosa decidi di fare, falla al meglio. Mettici tutta la passione, ma tieni sempre il controllo. Libera il tuo potenziale. Arriva dove non avresti mai immaginato. Segna la differenza tra un limite e una sfida. Anfra, per andare oltre il solito concetto di sport. Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea, specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Centro commerciale Le Campane, il tuo porto sicuro dove fare la spesa. Il centro di assistenza fiscale di Angela Di Leva, in via Corso Italia 441, adiacente ufficio postale Bivio IV, offre una vasta gamma di servizi. Ci occupiamo di modello ISE, 730, RID, INPS, IMU, TASI, bonus energia, gas e acqua. Noi offriamo anche il servizio di patronato, pensione di vecchiaia, anticipata di inabilità e di reversibilità, certificazione CUD, legge 104. Inoltre ci occupiamo anche di mutui, prestiti personali, cessione del quinto e tanto altro. Benvenuto alla carrozzeria Merone. Ad accoglierti troverai personale altamente qualificato in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Verniciatura, riparazione carrozzeria, lucidatura pellami, auto sostitutive di cortesia o noleggio auto giornaliera e tanti altri servizi per la tua autovettura. Vienici a trovare in sede, carrozzeria Merone, via Grotta dell'Olmo 33, uscita Licola Giuliano. Telefono 081 976 9952. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee.
Eccoci tornati in diretta con Campioni in ritiro, con voi fino alle 22.30. Noi vi ricordo saremo con voi in diretta per l'edizione della sera anche domani, giovedì e dopodomani, venerdì dalle ore 21 alle 22.30. Ma vi ricordo anche l'edizione del mattino alle ore 11.30 con il nostro Giulio Intemerato e con il collega Raffaele De Lucia. Noi torniamo in diretta da Castel di Sangro in Abruzzo con il nostro Giulio Intemerato in compagnia di un altro tifoso. Sì, Taisi, eccoci di nuovo qui in diretta da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Questa sera decisamente molta gente a passeggio qui a Castel di Sangro, insomma, quindi è il weekend che si avvicina velocissimamente, quindi c'è molta più gente e soprattutto anche le ferie che incombono, quindi è un piacere anche ritrovarsi con tanti tifosi intorno. Qui invece è un giovane tifoso, Michele, che viene da Pompei ed è arrivato giusto stamattina, vero Michele? Giusto, siamo arrivati questa mattina. Sei riuscito anche a vedere il primo allenamento del Napoli di questo ritiro? Siamo riusciti a vedere anche il primo allenamento del Napoli, un'esperienza stupenda veramente. Diciamo, i giocatori includono anche il pubblico, è una cosa molto bella. È la prima volta che partecipi a un ritiro, la prima volta qui a Castel di Sangro? È la prima volta che vengo qui a Castel di Sangro a vedere il ritiro, non c'ero mai stato e mi sta piacendo molto. Bene, allora invece al di là delle emozioni, insomma, della tua prima esperienza, ma soprattutto parliamo di emozioni di mercato, perché quello è quello che, insomma, prende maggiormente il sentimento di tanti tifosi. Nathan Kajust, insomma, si pronuncia così innanzitutto? Sì, credo di sì, non so bene la pronuncia in questo momento, però credo di sì. Il Napoli ormai ci sta abituando, o meglio ci dobbiamo abituare a dei colpi a sorpresa, cioè non più nomi di un certo target, top player già noti e affermati, ma sicuramente giovani che poi sanno anche imporsi e esplodere proprio a Napoli, Michele. Sicuramente sono due giovani, quelli che sono stati gli acquisti del Napoli negli ultimi giorni, che diciamo a cui ci affidiamo molto, diciamo che soprattutto su Nathan, perché prende il posto di Kim, che in un anno ci ha fatto sognare, ci ha riconquistato questo scudetto tanto atteso, quindi ci aspettiamo molto da lui e speriamo che non diciamo ci deluda appunto. È cambiato anche l'atteggiamento dei tifosi, perché prima appunto si era molto più critici, molto più diffidenti contro la società, mentre oggi anche forse l'esperienza dell'anno scorso ha insegnato tanto, Michele? Secondo me l'esperienza dell'anno scorso, appunto della riconquista dello scudetto, ha dato molta fiducia ai tifosi e diciamo che la società ci ha dimostrato di meritare questa fiducia e noi siamo contenti di dargliela. Hai fatto l'abbonamento per la prossima stagione? Non l'ho fatto ancora, lo dovrò fare. Bene, grazie Michele, allora, grazie, ovviamente buona permanenza a Castel di Sangro. Grazie, ciao, buona serata. E insomma, quindi ascoltiamo ovviamente le voci un po' di tutti, e dei più giovani, meno giovani, e soprattutto il fattor comune è quello, fiducia nella società, e soprattutto largo ai giovani, fiducia ai giovani, perché sono coloro che di fatto segnano il futuro di questa squadra, una politica del green, insomma, per quella adottata dal presidente De Laurentiis, non solo in termini economici, ma anche in termini di parco giocatori, quindi giovani leve che in un certo modo si sono imposti nelle altre squadre, in campionati anche minori, ma grazie soprattutto al lavoro diligente, intelligente e scrupoloso dei talent scout del team azzurro. E tra l'altro proprio oggi abbiamo visto ennesima immagine del dirigente del Napoli che accompagnava il calciatore, come così ha fatto anche con Nathan, quindi proprio è una firma, per dire, è opera nostra, quindi Napoli veramente ci sta mettendo la faccia in questo lavoro che sta facendo, portando proprio un suo dirigente in prima linea davanti alle telecamere, davanti ai fotografi, per farsi immortalare non tanto per vetrina, ma quanto per dire questo è una nostra scelta. Noi ci crediamo, quindi questo è il nostro interpretare queste immagini che giungono poi da Villa Stewart in occasione delle visite di idoneità dei vari calciatori che hanno presentato sin oggi. Noi ritorniamo da te fra pochissimo e adesso, prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, con l'aiuto della regia vorrei far vedere una fotografia che, eccoci, mostra un meraviglioso murales con un volto che noi conosciamo molto bene, un volto che è molto amato a Napoli, ma non solo. Vediamo se riusciamo a vedere la fotografia, ecco. È il volto del grande Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, ma leggiamo Napoli Fan Club UK. E io mi collego subito con Amerigo Andretta della Napoli Fan Club UK. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito, Amerigo. Ah, buonasera a te, grazie per l'invito.
Amerigo, nei ritiri azzurri c'è grande entusiasmo dei tifosi. Ecco, partiamo da questo. Come state seguendo questa fase di pre-campionato? E poi ovviamente ci soffermiamo sul murale. Ma sicuramente la stiamo vivendo con grande attesa. Comunque, dopo la grande stagione dell'anno scorso, aspettiamo con ansia il ritorno in campo dei ragazzi. È una stagione che comunque sarà difficile, perché ripetersi è sempre difficile, però il Napoli ha saputo dimostrare di fare grandi cose anche con operazioni, diciamo, sotto traccia, come ha fatto quest'anno, e siamo assolutamente fiduciosi di essere competitivi anche l'anno prossimo. Amerigo, tu sei napoletano, se non sbaglio vivi a Londra, abbiamo visto insieme il murale dedicato a Diego Armando Maradona. Quando è stato realizzato? E poi volevo qualche informazione inerente al vostro fan club, quanti membri ne fanno parte? Allora sì, il murale intanto è stato un omaggio spontaneo a quello che è la leggenda del calcio in generale, non solo per il Napoli, ma Diego Armando Maradona rappresenta un po' il simbolo, secondo me, di questo sport. È stato un omaggio naturale, l'artista è Benzi Brofman, un artista israeliano che ha realizzato questa opera, secondo me bellissima, molto reale, molto bella, molto profonda, ed è stato realizzato poche settimane fa sulla parete della nostra sede, del nostro club che ospiterà tutte le gare di quest'anno, e per noi è un onore avere Maradona con noi, dico sempre con noi, quindi ci proteggerà sempre. Il nostro club è nato nel 2018 da quattro ragazzi che hanno fatto tanti chilometri, trasferte europee, italiane, un po' ovunque, e adesso siamo diventati tantissimi, non so quantificare, siamo tanti e spero di presto di esserne ancora di più. Come avete festeggiato lo scudetto, Amerigo? Io non ho potuto resistere, dopo 33 anni di attesa sono stato a Napoli, come tanti di noi abbiamo preferito comunque vivere la grande festa dopo la partita con l'Udinese per le strade di Napoli, e poi abbiamo festeggiato anche a Londra, a Trafalgar Square, la settimana dopo abbiamo festeggiato entrambe le parti. Parliamo di calciomercato e non solo. Nathan in difesa, Kajust a centrocampo, avrai sentito i primi due colpi del Napoli scudettato, diciamo così. Hai fiducia nella società? Che cosa ne pensi di questi neoacquisti? Ma intanto credo comunque il calciomercato dell'anno scorso abbia insegnato qualcosa a tutti, visto i vari Kim, Varaschelli hanno avuto un rendimento pazzesco, e quindi sicuramente dobbiamo essere comunque tranquilli. Nathan, ti dico la verità, non lo conoscevo, l'ho visto come tutti quanti su YouTube, mentre per quell'altro Kajust l'avevo già visto, ed è un giocatore sicuramente di grande prospettiva, e sicuramente un giocatore che serviva all'organico per far rifiatare un po' Anguissa, visto che insomma il ruolo è quello. E poi ci aspettiamo la ciliegina, poi sicuramente sappiamo già che il Napoli qualsiasi tassello va via lo va sicuramente a sostituire. Sicuramente un po' di preoccupazione c'è per la vicenda Osimhen, speriamo che il calciomercato finisca presto su questo, sicuramente su questo frangente. Siete in apprensione per il rinnovo di Osimhen? Entro questa settimana potrebbe arrivare, incrociando le dita, la fumata bianca, Amerigo? Sì, no, Osimhen è sicuramente uno di quei giocatori che sposta gli equilibri, è un giocatore fondamentale, comunque andare poi a cercare un altro attaccante di questa caratura che ci garantisce comunque una trentina di gol non è facile, soprattutto perché trattative con altre squadre quando hai tanti soldi in cassa non sono mai facili, e comunque siamo quasi a metà agosto, insomma sarebbe veramente uno scenario che penso nessuno di noi voglia vedere. Speriamo che Victor sia, insomma, capisca che secondo me la rabbia non è ancora un palcoscenico pronto per lui, penso che lui possa ambire comunque al meglio, penso una Premier League, comunque campionati un po' più competitivi. La presenza di Osimhen può assolutamente, come dicevi anche tu, scandire le aspirazioni anche per la prossima stagione. Secondo te il Napoli potrà migliorare in Champions dopo il risultato storico dello scorso anno, ovvero quello dei quarti di finale? Ma rispetto al campionato, la Champions sicuramente è una competizione che va più di periodi, di serate. Sicuramente col Milan, ecco, siamo stati veramente sfortunati, siamo capitati male in quella doppia sfida. Dire migliorarsi è sempre difficile, bisogna vedere sicuramente il girone e comunque i vari sorteggi. Sicuramente il Napoli è una squadra competitiva e farà sicuramente la sua figura sia in Champions sia in campionato, sicuramente. C'è un calciatore che vorresti vedere nella rosa del Napoli?
la rosa del Napoli, ma di quelle, insomma, delle varie trattative o in generale? In generale. Ma io, guarda, prendo, secondo me Cop Miners è un giocatore che un giocatore poliedrico che può ricoprire più ruoli, è un giocatore leader, secondo me manca un po' di leadership in mezzo al campo. Abbiamo degli ottimi giocatori ma non tanto leader, e secondo me sarebbe un ottimo tassello. Purtroppo l'Atalanta è una bottega molto cara e quindi la trattativa andrà per le lunghe, anche se ho letto oggi che Gabri Veiga comunque è quello, diciamo, in pole position. Con l'aiuto della regia, Merigo, prima di salutarti, vediamo insieme la nostra grafica relativa appunto alla prima di campionato, la prima partita, Napoli-Frosinone. Ecco, volevo chiederti, inerente il primo match che si terrà appunto sabato 19 agosto, esattamente 10 giorni, come seguirete la prima di campionato contro il Frosinone? Allora, innanzitutto quest'anno inauguriamo il nostro club fisio, quindi abbiamo già tantissima gente invitata alla prima per venire da noi a vederla, saremo tantissimi e non vediamo l'ora di accogliere tutti i nostri amici napoletani qui sul suolo britannico, e poi alcuni di noi sicuramente saranno comunque allo Stirpe, allo stadio del Frosinone per inaugurare la stagione. Siamo tanti, quindi a volte ci alterniamo un po', soprattutto per le trasferte, non andiamo tutti, è difficile, anche per soprattutto per la questione biglietti, diciamo. Per i tifosi presenti a Londra, dove inaugurate appunto il vostro fan club? Allora, il nostro fan club è a Brick Lane, una zona molto conosciuta di East London, quindi la Londra orientale, vicino a Liverpool Street, quindi centralissimi, e ci vediamo tutti quanti dalle 5 in poi per assistere alla partita, Brick Lane 124, anche per far vedere a tutti il murale di Maradona, per chi ancora non l'abbia visto che sta avendo comunque un grandissimo successo, e sono contento per Diego sicuramente. Quindi chi è a Londra ed è tifoso assolutamente può raggiungere i ragazzi del Napoli Fan Club UK. Io ringrazio Amerigo Andretta per essere stato con noi questa sera. Grazie Amerigo, ci ritroveremo presto sicuramente. Sempre, grazie mille e forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ritorniamo ora a Castel di Sangro in diretta per gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione e ritroviamo il nostro inviato Giulio Intemerato. Eccoci Taisia, sì, sempre qui Piazza Plebiscito, insomma abbiamo cambiato anche un po' lo sfondo perché siamo decisamente colpito dal numero di seggio, Giulio, ecco, ti interrompo perché ondata. Ok, abbiamo per qualche istante avuto problemi con il microfono, quindi non riuscivamo a sentirti. Prova a parlare, altrimenti ti interrompo nuovamente. Ok, perfetto. No, dicevo così, assolutamente, dicevo così, appunto abbiamo cambiato prospettiva anche per dare un'immagine, quindi più lati di questa piazza Plebiscito a Castel di Sangro, anche perché colpiti proprio dal numero di tifosi che questa sera sta un po' passeggiando, quindi c'è una nuova ondata di tifosi azzurri che man mano sta raggiungendo la cittadina abruzzese. E facendo invece un riferimento al mercato, Taisia, sappiamo che si è parlato in queste ore anche di Gabri Veiga come possibile sostituto e del partente Zielinski che appunto sembra ormai decisamente ai titoli di coda, nella misura che l'offerta partita, o meglio giunta sul tavolo del Napoli Calcio, è intorno ai 30 milioni, quindi richiesta praticamente soddisfatta quella della società. Per il calciatore siamo per un ingaggio tra i 13 e i 14 milioni lordi a stagione, quindi ecco, diciamo che tutte le parti in gioco sono pienamente soddisfatte e contente. Manca ovviamente solo lo sprint finale per la firma definitiva e pensiamo che verosimilmente già nella giornata di domani potrebbe esserci la fumata bianca decisiva per il passaggio del polacco in Arabia Saudita. Dicevamo quindi, con Zielinski in uscita, Gabri Veiga è il primo indiziato di questa lista di calciatori che potrebbero fare al caso del Napoli. E tra l'altro, dati statistici dell'Opta, sappiamo che è un'agenzia, una società che si occupa proprio dei calcoli statistici sulle prestazioni dei singoli atleti, in particolare su Veiga ha riferito che è stato l'unico giovane under 23 centrocampista
vista a raggiungere la doppia cifra dei gol nella passata stagione tra i 5 campionati più importanti d'Europa. Quindi insomma un bigliettino da visita tutto sommato non proprio di poco conto. Ecco, un giovane centrocampista, 11 reti nella stagione passata e comunque tra i più prolifici della sua età nei maggiori campionati europei. Ecco, quindi ben venga un giocatore con queste qualità. Giulio, manca poco, ultimi 3 giorni effettivi di ritiro, meno 10 alla prima di campionato contro il Frosinone. Ecco, che atmosfera in questo senso si respira? Come si stanno preparando i tifosi? Manca davvero poco ormai. Beh sì, indubbiamente il 19 di agosto è praticamente dietro l'angolo, sono 10 giorni solari giusti da qui al debutto del Napoli nella nuova stagione, soprattutto un debutto con il tricolore sul petto, quindi ancora più entusiasmante. I tifosi ovviamente con grande eccitazione e partecipazione attendono questo start, questo inizio dell'ostilità, anche perché curiosi di vedere quale Napoli andrà in gioco, quale Napoli sarà schierato proprio in occasione della prima gara contro il Frosinone in trasferta. Quindi una squadra che ancora deve sistemare dei tasselli, come abbiamo detto poc'anzi, in chiave mercato, ma soprattutto una squadra e tifosi che vogliono vedere la squadra come si impianterà poi in campo, come si sistemerà in campo, quale gioco esprimerà il mister Rudy Garcia, appunto neogiunto sulla panchina dei campioni d'Italia. Quindi indubbiamente monta tanta la curiosità e tanta la gioia nel vedere questo Napoli cominciare le ostilità e battersi per difendere questo tricolore. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, io ti ringrazio come sempre, ovviamente ci ritroviamo domani sera in diretta dalle 21 alle 22:30 per l'edizione serale di Campioni in Ritiro, ma voglio ricordare anche l'appuntamento di domani mattina ore 11:30 con il collega Raffaele De Lucia e ovviamente con te. Esattamente Taisia, domani mattina 11:30 in compagnia di Raffaele De Lucia andremo a commentare le notizie della notte e del mattino. Ricordiamo inoltre che domani mattina non c'è seduta a porte aperte ma solo nel pomeriggio, quindi anche per chi ci ascolta e magari vuole raggiungere Castel di Sangro, domattina non c'è seduta a porte aperte, mi raccomando, solo domani pomeriggio. Mentre con te Taisia ovviamente l'appuntamento è rinnovato per domani sera ore 21 puntuali, canale 99 Digitale Terrestre Campania, o se preferiscono anche sulla pagina Facebook di Campi Flegrei TV, canale YouTube o sul sito internet www.campiflegreitv.it. Grazie Taisa e buon lavoro, buona serata. Grazie al nostro Giulio Intemerato, ricordo allora ovviamente il canale 99 del Digitale Terrestre e mi raccomando il nostro streaming www.tvcampiflegrei.it e le nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, noi ci ritroviamo in diretta domani puntuali come sempre alle ore 21. Grazie e buona serata. Questo programma è stato offerto da...